Lui è Frank Hetlar, capo energy manager di Ausfildern. Il suo compito? Ridurre i consumi energetici per mezzo di database monitoring, specialmente negli edifici pubblici. Io cerco di tenere d'occhio l'edificio nel suo complesso e quindi di analizzare i flussi di energia. È una ricerca continua. Cosa possiamo rendere più efficiente? Dove possiamo migliorare? Concerto ci è stato di grande aiuto. Database monitoring è il nostro sistema di bilancio. L'analisi finanziaria migliora la trasparenza nei consumi energetici. Grazie al monitoring capiamo se le cose vanno bene o male. Questo, ad esempio, è un grafico di come si sono evoluti i valori annuali, come si sono evoluti. Le linee di tendenza indicano dove probabilmente si sarebbe giunti se noi non fossimo intervenuti. Abbiamo cominciato nel 2005. La prima iniziativa è toccata al municipio. Da allora abbiamo avuto una riduzione dei consumi relativamente forte. Riduzione relativamente forte? Nel sud della Germania, Ausfildern ha risparmiato in questo modo oltre 1 milione di kilowatt dal 2005, solo di consumo di calore. Dati come questi vengono raccolti e valutati, insieme ad altri dati di 22 progetti promossi dalla UE, dall'Istituto per la Tecnologia di Karlsruhe, e poi messi a disposizione dei decision maker. Le modifiche al municipio hanno fatto risparmiare alla città 12.000 euro l'anno, 50 euro per ogni tubo al neon, quando è spento. Poiché noi ora accendiamo solo un terzo delle luci, c'è ancora un certo effetto. Noi risparmiamo una quantità considerevole di energia. In una scala come questa possono esserci facilmente 20 tubi. Significa che si possono risparmiare 1.000 euro già con questa scala. In quest'angolo c'era prima un distributore di bibite, è stato eliminato e così si risparmiano 400 euro l'anno e poi non offriva nemmeno le bibite che volevamo. In questo soffitto c'erano prima 5 o 6 neon, sono stati sostituiti con lampade LED che consumano circa 3 watt ciascuna, risparmiamo 400 euro l'anno. Qui siamo nella centrale termica, questa è la pompa di calore. Se la convertiamo in una pompa ad alta efficienza, magari in congiunzione con un bilanciamento idraulico, si può risparmiare anche una grande quantità di energia elettrica. Abbiamo un equipaggiamento supplementare, vale a dire ulteriori passi avanti nel campo del monitoring. Misure come l'installazione di smart box promossi dalla UE, che trasmettono ogni 5 minuti i consumi interni di una casa. Sì, io penso che bisogna aumentare la consapevolezza e naturalmente cose come smart metering aiutano a rendere più trasparente il consumo di energia. Siamo pienamente coscienti del tema della protezione dei dati, gli edifici pubblici dovrebbero essere aperti e trasparenti e lo stesso dovrebbe valere per il consumo di energia. Accrescere la sensibilità per i consumi energetici, questo è importante per i partner di Ausfildern e dare l'esempio, come con i pannelli solari al campo sportivo, un progetto che risparmia all'ambiente una grande quantità di CO2. Sì, questa è la combinazione. Innanzitutto costruire un edificio a risparmio energetico relativamente efficiente e infine, come ciliegina sulla torta, coprire il suo consumo di energia interamente con fonti di energia rinnovabile. Naturalmente questo è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Se si volesse essere veramente radicali, bisognerebbe motivare immediatamente tutti i negozi e tutti gli edifici davanti ai quali si passa, dicendo «Sentite, così non va, dovete fare qualcosa, questo lo potete spegnere, potete risparmiare tanta energia, è così semplice, dovete solo iniziare».